Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Anche oggi video veramente interessante. Infatti vi andrò a raccontare un retroscena su un top player clamoroso. Vi andrò a dire le novità riguardo ai rinnovi e altre notizie che arrivano da Sky riguardo l'attaccante per il futuro. Vi chiedo un like per sostenere il canale. Iscrivetevi, ci manca veramente poco, meno di 20 iscritti, siamo a 3.980, arriviamo a 4.000. Mi raccomando, conto su di voi, per me è una grande soddisfazione. Con campanellina per essere aggiornati, mi raccomando, attivatela. Seguitemi anche su TikTok e su Instagram, i miei altri social, trovate i link tutti qua sotto in descrizione. E passate dal sito di maglie www.magliego.com, trovate maglie di tutti i tipi, di tutte le squadre, di tutti i campionati a prezzo basso e soprattutto maglie che vi arrivano anche in poco tempo. Col codice LAVOZ avrete il 15% di sconto. Detto questo, partiamo subito con il nostro video. Partiamo parlando della novità sugli infortunati. Infatti il Milan per la prima volta, ragazzi, si appresta ad avere tutti i titolari o comunque tutti i calciatori della rosa dopo molto tempo. Ovviamente per il Genoa comunque Zlatan Ibrahimovic non ci sarà, poi parleremo anche del ricorso, però Romagnoli è tornato in gruppo e domani pensa che lavorerà col gruppo squadra, quindi ci sarà. Quindi in questo fine stagione valuteremo anche il rendimento di Romagnoli per decidere se venderlo per far cassa l'anno prossimo o tenerlo come riserva. Poi Calabria, a differenza di quanto si pensava circa 2 settimane fa, ha recuperato più velocemente, quindi non credo che per il Genoa ci sarà, però già per il Sassuolo nella sfida infrasettimanale fra una settimana ci sarà. Invece, vabbè, lo sapete, Zlatan Ibrahimovic purtroppo ha ottenuto una giornata di squalifica perché, ragazzi, lo sapete, per una frase che non è mai stata detta, Maresca ha interpretato male perché, lo sappiamo, non voglio più dire insulti a Maresca, però vuole fare sempre il protagonista e spero che venga radiato perché arbitri come Maresca e come Pasqua in Serie A non devono più arbitrare. Comunque, quello che è sicuro è che Maresca per molto tempo non arbitrerà il Milan. E sono d'accordo con la decisione del giudice sportivo perché comunque ragazzi nella storia non si è mai visto che venga cancellato un rosso. Ormai l'errore è stato fatto, però era veramente scandaloso se a Ibra venivano date più di una giornata. Quindi una giornata è la cosa giusta. Non ho capito la multa aggiuntiva, secondo me non meritata perché lo sappiamo, Ibra non ha detto niente, però dobbiamo accettarlo. Quindi col Genoa giocherà Rafael Leão che comunque pare dagli allenamenti che si svolgono a Milanello che è in forma, sta bene e ha voglia di comunque di riscatto, di riscattarsi rispetto alle critiche, di far vedere comunque che è un giocatore valido. Io ne sono sicuro che Leao per il futuro può diventare molto forte. Parliamo dei riscatti, novità anche sotto questo punto di vista. Allora, sapete già che Tomori comunque il Milan proverà a riscattarlo assolutamente, fondamentale sarà la qualificazione in Champions League. Tonali verrà riscattato anche qui al 100%, infatti oggi sono uscite tantissime notizie riguardo a Sandro Tonali e anche lui verrà riscattato assolutamente. Invece per quanto riguarda Meite, a differenza di quanto si pensava, anche Meite si appresta ad essere riscattato. Diaz è ancora in dubbio e Dalot probabilmente tornerà allo United, quasi sicuramente. Meite viene riscattato perché comunque il Milan lo valuta una buona riserva, che potrà essere comunque il quinto o il quarto centrocampista dell'anno prossimo, una cifra molto bassa, 8 milioni, quindi una cifra che il Milan può spendere. E comunque, anche se viene riscattato, in caso comunque non renda al meglio, il Milan potrebbe farci comunque una plusvalenza o comunque non perderci niente, quindi non andare a incappare in una minusvalenza. Quindi sarebbe comunque un acquisto che ti garantirebbe anche in caso fa male una plusvalenza, comunque non ti farebbe perdere niente. È un'occasione d'oro quel prezzo. Quindi riscatti, siamo arrivati a questo punto. Purtroppo per i rinnovi, ragazzi, sapete che per Ibra ormai è quasi fatta, quindi chiuderà la carriera al Milan. È arrivata da poco l'indiscrezione su Sky che Ibra si appresta a chiudere la carriera dal Milan. Non sappiamo se l'anno prossimo sarà l'ultimo anno, però lui ha detto che vuole chiudere la carriera nella miglior squadra di Milano. Quindi tanta roba. Invece, attaccanti del futuro. Allora, non ho parlato di Chala e di Donnarumma perché appunto riguarda questi due calciatori non ci sono novità purtroppo. Parliamo dell'attaccante del futuro, da molti giorni parlo di questo argomento. Infatti Sky poco tempo fa si intende poche ore fa, ha dichiarato che il Milan punta su due profili, tutti e due della Serie A, da affiancare a Ibra l'anno prossimo per far crescere, per poi farli diventare titolari in un futuro quando Ibra appunto si ritirerà. E i nomi sono due e sono molto contento perché sono i nomi che io preferisco: Scamacca e Vlahovic.
Li preferisco perché per età, per talento, per crescita, per come si potrebbero ambientare nel nostro Milan, giocatori comunque di peso, di fisico, adatti a giocare in un 4-2-3-1, il modulo attuale del Milan. Quindi sono molto contento riguardo a questi profili molto interessanti. La mia scelta sapete già su chi cade. Io sinceramente voglio assolutamente Dusan Vlahovic. Il Milan è pronto a fare un sacrificio, la cifra è alta, è difficile trattare con Commisso perché comunque lui chiede sempre tanto per i suoi calciatori, però ragazzi facciamolo perché Vlahovic veramente è un attaccante stupendo, è completo, è ancora giovane, è un 2000, uno dei talenti pazzeschi della Serie A, uno dei talenti più promettenti per il futuro anche in Europa. Io sborserei questi 40 milioni per diversi motivi. Uno, perché ha tantissima personalità, pur nonostante avendo pure... Nonostante che ha 20 anni, ha tantissimo talento, ma non soltanto tecnica, qualità, ma anche fisicità, lotta tantissimo per la squadra, fa salire la squadra, il suo lavoro è fondamentale. Quindi io sinceramente Vlahovic lo prenderei assolutamente per questi motivi. Ovvio, costerebbe un po' di più rispetto a Scamacca che ti viene a costare 25 milioni, oppure a Belotti stessa cosa. Però ragazzi, se vuoi avere l'attaccante per il futuro, per fare il salto di qualità, per diventare definitivamente una squadra da scudetto, Vlahovic è il profilo da prendere assolutamente. Sono contento comunque che il Milan l'ha messo nel mirino, perché diciamo tra i profili che ci sono in Europa e in Italia è il mio preferito, nonostante comunque l'interesse sia del Milan. È un profilo veramente forte, quindi sono molto contento. Poi abbiamo altri tre talenti nel mirino di Maldini e Massara e Moncada dello scouting. Valls del Borussia Dortmund, Loza del Nantes in Francia, Ligue 1, e Soumaré del Lille, che lo conoscete in tanti ormai perché è stato un obiettivo per tanto tempo nella scorsa estate. Infatti il Milan è molto interessato a questi calciatori e pare che uno tra questi lo vuole portare al Milan l'anno prossimo. Sono tutti talenti, tutti giocatori che non superano comunque i 22 anni di età. Soumaré è molto giovane, invece Valls e Loza, Valls ha 17 anni, talentino del Borussia Dortmund, mentre Loza gioca appunto al Nantes, francese, centrocampista di qualità e di fisicità. Valls è un talentino, andrà in scadenza appunto quest'estate, lo prenderemo a parametro zero, sarebbe un'operazione stile Kalulu e il Milan ci punta molto. Invece Soumaré potrebbe essere un centrocampista che il Milan comunque mette nel mirino per l'anno prossimo, perché appunto il Milan avrà Tonali, Bennacer che sì, poi forse farà rimanere Pobega che tornerà dal prestito dello Spezia e forse riscatterà Mité, e quindi il Milan comunque per sicurezza vuole mettere nel mirino dei profili che possono fare al caso nostro. Quindi centrocampisti di fisicità che possono giocare nel 4-2-3-1, giovani che possono crescere. Soumaré sarebbe un profilo perfetto, così come Loza. Arriviamo adesso a retroscena su Haaland. Il retroscena riguarda, ragazzi, una notizia che è uscita oggi da Milan News e da molte testate giornalistiche. È una notizia che veramente mi fa rimpiangere questa cosa. Perché? Una notizia con molti, molti rimpianti. Purtroppo il Milan, lo scorso gennaio, aveva l'accordo con Haaland e Raiola. Purtroppo. Però il Milan, da quello che trapela, non era intenzionato a sborsare i 20 milioni della clausola che aveva Haaland quando ancora giocava al Salisburgo. Ragazzi, retroscena clamoroso. Quindi il Milan aveva l'accordo con Haaland e con Raiola. Quindi un accordo che prevedeva appunto il pagamento di questa clausola, 20 milioni, e un ingaggio a Haaland di 5 milioni più 10 milioni a Raiola. Però appunto il Milan è stato fermato da Raiola perché non era convinto di dare tutti questi soldi al procuratore che ha tutti questi calciatori. Aveva l'accordo sul cartellino nel pagamento della clausola di Haaland e nell'ingaggio, però non voleva dare i soldi a Raiola perché riteneva 10 milioni troppi da dare a Raiola come commissioni. Quindi un retroscena clamoroso riguardo a Haaland che poteva diventare un giocatore del Milan. Vi immaginate prendere Haaland a 20 milioni? Secondo me adesso con Haaland noi non credo che saremmo a 11 punti, ma secondo me ce la giocheremo per lo scudetto e saremo andati avanti anche in Europa League, perché diciamocelo, Mbappé e Haaland sono i talenti più importanti per il futuro, i futuri palloni d'oro del calcio europeo. E purtroppo questa notizia ci dà molti molti rimpianti. Quindi un retroscena clamoroso riguardo Haaland che è uscito oggi. Comunque io spero comunque in un futuro che Haaland possa vestire la maglia rossonera, perché comunque lui ha appena iniziato la carriera, ha 21 anni, è molto giovane,
ha già dimostrato tante cose, tanti gol, tanta qualità, un attaccante veramente stupendo, quindi io spero che un giorno possa vestire la casacca rossonera. Basta che comunque il Milan cresca un po' di, diciamo, popolarità, di fama, vada in Champions League, cresca come bilancio, come fatturato, come società, e io penso che magari anche all'età di 30 anni Haaland possa vestire la casacca rossonera. Io lo spero ancora. Fatto sta che questo retroscena che è uscito oggi ci fa veramente rimpiangere questo calciatore. Detto questo, raga, io spero che il video vi sia piaciuto, un video un po' diverso dove vi ho raccontato un retroscena su una notizia vecchia, però anche notizie comunque attuali come i riscatti, come la sentenza su Ibra, come gli infortuni, come i rinnovi e anche questi tre talenti messi nel mirino dal Milan per il futuro. Quindi Lousa, Valls e Soumaré. Fatemi sapere voi cosa ne pensate rispetto a queste notizie, un like a questo video per sostenere il canale, iscrivetevi, mi raccomando, arriviamo presto a 4.000 iscritti, andiamo avanti così, grazie per il supporto, mi raccomando, iscrivetevi, iscrivetevi, iscrivetevi. E niente, aspetto il vostro commento. Stasera non farò live perché, ragazzi, ho deciso di guardarmi PSG Bayern, quindi la live sarà domani, perché comunque PSG Bayern partita stupenda e non voglio perdermela, la farò domani la live, quindi mi raccomando, dovete esserci. Detto questo, sempre forza Milan, noi ci vediamo domani con il prossimo video, bella!